Che bellezza, nemmeno una nuvola nel cielo di mezza estate, recitava così il poeta giapponese Kobayashi Issa, probabilmente perché aveva il tempo di uscire di casa e toccare l'erba, non come noi che, come sempre, siamo qui oggi per scoprire tutti quelli che sono i migliori anime da vedere in quest'estate 2024 in arrivo. E chi esce d'estate quando si può stare a casa a guardare anime? Scherzi a parte, quest'anno ci saranno in particolare pochi sequel o ritorni, ma in compenso ci sono alcuni titoli nuovi molto interessanti da non perdere assolutamente. Iniziamo quindi subito, ma voi mi raccomando, non dimenticatevi di commentare con i titoli che vedrete questa estate. Forza, partiamo! Iniziamo in bellezza quindi con Ramen Akaneko, trasposizione animata dell'omonimo folle manga. La storia, raga, è molto semplice. Tamako, ragazza solare e volenterosa, viene assunta in un negozietto di ramen alquanto particolare, in quanto è gestito da gatti parlanti, o per meglio dire felini parlanti, dai. Siamo di fronte quindi ad uno slice of life a tutti gli effetti, e vi devo dire che seguendo il manga fin dai primissimi capitoli sono contento di potermi godere adesso anche la versione animata. Questo insomma è super consigliato, strano sì, ma interessante, fidatevi. Rimanendo in tema gatti, uno degli anime che, a partire almeno dal trailer, ha colpito subito tutti è sicuramente Bakeneko Anzu-chan, una nuovissima serie che vede le avventure dell'undicenne Karin. La ragazza è stata infatti abbandonata dal padre e data al nonno, il quale chiede ad Anzu, gattone fantasma, di occuparsi di lei. Ora, se i presupposti ci portano con la mente ad un altro enorme gatto sempre allegro e soddisfatto, Bakeneko Anzu-chan sembra però essere caratterizzato da tematiche approfondite in modo più profondo, senza contare la messa in scena dall'estrema qualità. Insomma, anche questo sembra molto interessante. O no? Cambiando completamente genere, ecco poi arrivare al sequel più atteso in uscita quest'estate. A partire dal 3 luglio, ecco infatti tornare Oshinoko. La prima stagione dell'anime ha spaccato internet e sorprendentemente in Italia ancora non è stata presa da nessuna piattaforma legale. Crunchyroll, Netflix e Prime, ma che vi pago a fare? Datevi una mossa, no? Per favore! In ogni caso, la serie, ad oggi disponibile sottotitolata in italiano grazie ai fansubber, racconta le vicende di Ruby e Aqua, due gemelli nati reincarnandosi nei figli della loro idol preferita, Ayoshino. Il loro obiettivo è dunque quello di andare a scoprire i misteri dietro la morte della madre con questa seconda vita avuta in dono, muovendosi nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento giapponese. In questa stagione anche ne vedremo quindi delle belle, sebbene per me questo altro non è che il trampolino di lancio per tutte le folli vicende che verranno dopo. Vi ripeto, siamo davanti ad una delle serie più amate degli ultimi anni, di conseguenza date un'opportunità all'anime qualora non l'abbiate ancora mai visto, oppure leggete il manga, fidatevi che ne vale la pena. E visto che abbiamo parlato di sequel, direi che è il momento per due sorprese niente male per i fan di due opere leggendarie, ovvero Fairy Tail e Ultimate Muscle, o Kinnikuman, come preferite. Parlando di Fairy Tail, ecco che dal 7 luglio inizierà 100 Years Quest, anime sequel di Fairy Tail, appunto, che vedrà le vicende di Natsu, Lucy, Happy, Erza e gli altri alle prese con una nuova sfida, un lavoro che nessuno nella gilda ha mai voluto affrontare negli ultimi 100 anni. Un nuovo continente tutto da esplorare li aspetta dunque, insieme a misteriosi città e uno spettrale nuovo nemico. Direi proprio che questo non potete perdervelo se siete fan dell'opera. Il secondo ritorno speciale, in questo caso per il quarantennale della prima stagione, è proprio Ultimate Muscle. Ma raga, ma ve lo ricordate? Ebbene, nel nuovo anime abbiamo di fatto la trasposizione animata del sequel, ovvero l'arco narrativo chiamato Perfect Origin, scritto nel 2011. Ora ammetto che guardando questo cartone da bambino non mi ricordo un merita mazza, ma questo sequel voglio provare a guardarlo. Oh, mal che vada mi verrà la capata di recuperarmi tutto l'anime, insomma, dall'inizio, ecco, no? E voi lo guarderete? Piccolo angolo adesso dedicato ai supereroi con due sequel molto succosi. Da luglio torna infatti Shai con la sua seconda stagione, anime di cui avevamo parlato quando uscì la prima di stagione, e che vede la comparsa dei supereroi sulla Terra, pronti a sventare la terza guerra mondiale. La storia, però,
però segue le vicende della giovane Shai alle prese con un ruolo, quello dell'eroina, che porta con sé crisi e rimpianti. Insomma, una visione degli eroi diversa dal solito. Invece, a puro titolo informativo, sappiate che dal 2 agosto uscirà nei cinema giapponesi il quarto film di My Hero Academia, che vedrà De e quegli altri affrontare un falso All Might che vuole portare avanti a quanto pare gli ideali di Toshinori, scatenando però il caos più totale. Il film sembra molto interessante, date queste premesse, e alcuni nomi hanno origini italiane. Insomma, raga, teniamolo d'occhio e preghiamo tutti affinché esca in Italia pochi mesi dopo e che non passino eoni. Crunchyroll, ti prego. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che in questi mesi estivi continueremo a vedere comunque gli anime in corso, come appunto la settima stagione di My Hero Academia, che ci accompagnerà probabilmente fino in autunno inoltrato, mentre assisteremo alla fine della quarta di Demon Slayer e della prima di Kaiju Number 8, senza contare che sta anche continuando la nuova uscita a sorpresa, ovvero Dead Demons Destruction, che vi consiglio tantissimo. Tra le nuove commedie ecco poi arrivare Kimi no Hiro, film anime original che si prospetta davvero molto interessante. La liceale Totsuko è infatti dotata di un potere peculiare, ovvero vedere i colori delle emozioni provate nei cuori delle persone. Questo la porta ovviamente a preoccuparsi per gli altri che la circondano, tra menzogne e bugie, finché la sua vita non si intreccia però con quella di una donna e un ragazzo, le cui emozioni hanno colori mai visti prima. La storia seguirà dunque questi tre fili intrecciarsi con l'obiettivo finale dei tre di formare una band per dare forma a quelle fantastiche tonalità. Non poteva poi mancare quella che, almeno su carta, si prefigura proprio come la commedia ecchi meme della stagione, ovvero 2.5 Dimensional Seduction, dove l'otaku Okumura diventa presidente del club di manga del suo liceo. Okamura non è per nulla interessato alle ragazze, ma anzi ha una sfilza di waifu, proprio come te che guardi questo video. Se non sono waifu sono sbandi, sia chiaro, e ovviamente anche come me. Vabbè, fatto sta che un giorno però la bellissima Riri Samano si unisce al club e manda in crisi il protagonista. I due tra l'altro condividono anche effettivamente la stessa waifu, e tra cosplay, anime e manga chissà se si svilupperà qualcosa di più. Oh, e per tutti i fan dei robottoni, a luglio arriva anche Grandizer U, ovvero il reboot della serie classica che ripropone le vicende di Daisuke alle prese con l'invasione aliena delle forze militari provenienti dalla Stella Verga. Si tratta quindi del reboot, ragazzi, dell'opera di Gonagai, e personalmente non vedo l'ora. Quello dei robottoni di Gonagai, anzi vi dirò di più, è un universo che sto iniziando a esplorare da qualche anno a questa parte, quindi sono al settimo cielo. Andando avanti, alias Sometimes Hide Her Feelings in Russian è la prima, nonché unica, commedia sentimentale di oggi, nonché quella dalle premesse più esilaranti. E il titolo, raga, dice letteralmente tutto. Alia è una ragazza delle superiori metà giapponese e metà russa, che riesce ad essere quindi fluente in entrambe le lingue. Piano piano, col passare dei giorni, Alia si innamora però del suo compagno di classe Kuse, al quale si dichiara più e più volte dicendo frasi romantiche e confessioni in russo. Cioè, raga, ma di che cosa stiamo parlando? Pensando di non farsi capire quindi dal diretto interessato, Alia non sa però che Kuse, da canto suo, ha il nonno appassionato di lingua russa. Di conseguenza capisce ogni cosa, pur fingendo di non capire nulla. Insomma, una situazione che rende questa commedia tanto strana quanto divertente. Tra l'altro, ora che ci penso, ma com'è che quest'anno, quest'estate, non esce la stagione di Rent a Girlfriend? Cavolo, ormai era diventato il meme tradizione di ogni video stagionale degli anime dell'estate. Vabbè, andiamo avanti. Il meglio, infatti, ovviamente, raga, ormai lo sapete, lo lascio sempre per la fine. Ed eccoci qui dunque con Suicide Squad Isekai. Avete sentito bene? La trama potrebbe essere quella di un classico film Suicide Squad come quelli che sono usciti durante gli anni. Amanda Waller, a capo della Argus, ha messo insieme un gruppo di noti criminali per una missione. Eccola, raga, la Suicide Squad, formata da Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker e tutti gli altri, insomma. Questi sono veri e propri villain che in questo anime, con l'esplosivo piantato nel collo, vengono mandati, sì, in un mondo fantasy, connesso con il nostro da un portale misterioso che dà vita quindi all'isekai più pazzo mai visto prima. Ora, voi se mi conoscete saprete bene che non sono un amante degli isekai, ma questo non me lo posso perdere.
Speriamo quindi che non sia la trashata di turno, anche perché avete visto, quest'estate sì ci sarà qualche anime nuovo, ma il migliore sembra veramente essere questo, dunque vedremo un po', speriamo bene. Fatemi sapere quindi voi cosa guarderete o cosa aspettate con ansietta qui sotto nei commenti e parliamone un po'.